Amici di Televallata, siamo a Codrignano per il classico appuntamento di fine estate, la festa del Garganello per la sua 31esima edizione. Quest'anno saranno protagonisti ovviamente i Garganelli con molti condimenti diversi, ma non solo, anche secondi, piadine e ovviamente anche un contorno di eventi musicali e non. Quindi c'è da mangiare e da divertirsi per tutti i gusti qui a Codrignano. Festa del Garganello, edizione 2019, siamo con Stefania, insomma tu sei un po' la protagonista insieme a tutti gli altri ovviamente di questa festa, giunta alla 31esima edizione, ma voi vi aspettavate, cioè 31 anni fa immaginavate una cosa così? Assolutamente no, siamo partiti veramente dal nulla e vabbè, poi tutti gli anni è sempre cresciuta e adesso facciamo 7, quasi 8 quintali di Garganelli, vendiamo, cioè cuociamo e vendiamo, quindi è... Numeri importanti. Sì, numeri molto importanti. La chiamo la festa dei 20 metri, perché ogni anno ci sono 20 metri in più di fila, quindi... Sì, in realtà è vero, tutti gli anni la fila cresce e noi siamo molto contenti. Smaltita velocemente perché siete in tanti, quanti siete? Noi siamo 140. Quindi siamo veramente tanti. Tanti, perché è una macchina, insomma, ognuno ha un ruolo importante, ovviamente i protagonisti sono i Garganelli. Condimenti, dici, ovviamente non la ricetta perché è segretissima, la chiediamo tutti gli anni, ma... Allora, in realtà la ricetta adesso non è più segreta perché col fatto che vendiamo i vasetti, però il problema... Andiamo a leggere. Esatto, ma il discorso è la proporzione, è la grande quantità, è il paiolone e anche la cura, perché dopo 4-5 ore che il paiolone gira è un'altra storia, insomma a casa non si fa. Comunque sono ingredienti semplicissimi, pancetta, cipolla, passata di pomodoro, un pizzico di peperoncino, sono cose molto molto semplici. La semplicità a volte la mettono, sì, mettono migliore. La semplicità sicuramente ripaga. E poi cosa abbiamo? Vabbè, poi abbiamo altri sughi, ce n'è uno buonissimo che l'abbiamo chiamato del gusto, che è con tutto a base di verdure. E poi domani sera che... Anche i vegani possono. I vegani possono mangiare. Poi abbiamo il nostro storico sugo al tartufo del lunedì sera, che è proprio storico perché non so se sono 25 anni che lo facciamo, ma questo ha portato che la gente lunedì sera arriva a frotte perché lo facciamo solo quella sera lì.
E poi abbiamo altri sughi con la besciamella, con lo speck, insomma. Non ci si stanca mai. Sì, sì, non ci si stanca mai. Sì, il menù è ricco, le gagarelle in tante salse, beh, i secondi per lo più ai ferri. Abbiamo anche l'angolo del celiaco. Sono un po' di anni che abbiamo fatto questa scelta impegnativa, perché comunque dobbiamo tenere tutto quanto separato, però crediamo la contaminazione. Sì, però crediamo importante questa cosa per coloro che vogliono comunque venire a mangiare a una festa come questa, di poter condividere con le proprie famiglie, i propri amici, insomma. Quindi nessuno è escluso, non ci sono barriere architettoniche, possono mangiare i celiaci, quindi è una festa per tutti. Però dicevi, un menù ricco, non solo garganelli. Io ho sentito di alcune persone che vengono tutte le sere, ricordiamo, non è una festa di una sola sera, perché mangiano oggi un condimento e domani un altro. Sì, difatti le persone ritornano, cioè in realtà anche un signore prima, che l'abbiamo premiato perché era vestito di giallo, ha detto: io ieri sera ho mangiato un piatto di pasta, stasera me ne mangio due. Vabbè, domani tre. Sì, chissà. Ah, è bello, molti vengono anche da lontano, da fuori regione, qui apposta per il garganello. Poi è una festa unica, diversa dalla classica sagra, una festa, come dicevamo, protagonista il garganello e il suo condimento. Che da quest'anno è possibile acquistare nei vasetti. Che da quest'anno l'abbiamo messo sotto vuoto, quindi un laboratorio di Brisighella ha preparato. A norma. Sì, a norma e quant'altro, e siamo felicissimi di poterlo così vendere, ma perché è un pezzettino di festa che può andare a casa di chiunque. Poi ovviamente c'è anche il merchandising, vedo i cerchietti col garganello, le magliette. Le magliette, le felpe, insomma ci sono dei piccoli galli e le borsine con la stoffa a forma di garganello, però così è per dare, non so, qualcosa della festa che possa andare anche a casa. Quindi ce ne ricordiamo per tornare l'anno prossimo, perché a fine agosto è un periodo un po' brutto, che finisce l'estate, noi ci tiriamo su però con il garganello. Però in realtà negli anni abbiamo visto che per molti è un punto di riferimento, è l'ultima festa dell'estate, no? È un po' come... Tiriamo l'ultima botta. Sì, esatto, esatto. E molti si ritrovano, sono passati, cioè negli anni proprio le persone tornano perché è un punto di riferimento in certo caso. Questo è importante, è anche una responsabilità, no? Sì, magari sì. Però non c'è solo mangiare questa sera, ci sono anche altri eventi. Sì. Allora stasera tra l'altro abbiamo gli italiani, di cui siamo molto felici di averli qua con noi. Domani sera abbiamo l'orchestra Silvagni. Abbiamo fatto la scelta di avere solo una sera l'orchestra per dare ampio spazio ad altri gruppi. E lunedì sera abbiamo le Gazelles che diciamo che si esibiscono. Poi dopo abbiamo un gruppo che fa musica che si compone un po' con le Gazelles. E poi invece per finire il martedì sera abbiamo la Gallo Band. Insomma, quindi vari generi, sì, per tutti i gusti, sia nel menù che nell'intrattenimento musicale. Poi sì. Siamo nelle cucine, perché qua insomma c'è tanto lavoro per tutti, vestiti di giallo, i volontari del Garganello, siamo con Sebastiano. Qual è il tuo ruolo? Io devo servire i primi, li prendo di qui, li porto ai clienti, insomma questo è il mio lavoro. Il primo è il protagonista, perché il Garganello. Ci sono i Garganelli che insomma quando li porti la gente è contenta, insomma. Primo anno che lo fai? No, è ormai da anni, da quando ho 12 anni, quindi insomma... Ormai, molti anni ormai, sì. E, sì, gli ultimi anni sono qui, mi piace molto, insomma. Anche dopo vedo che siete tanti, siete più di 100, vi ritrovate tutti gli anni, diventa anche un'occasione per fare amicizia e fare feste insieme. Sicuramente si conoscono moltissime persone ed è un'occasione per fare amicizia, insomma. E, sì, sì, succede spesso, è molto bello, sì, sì. Sta in compagnia. Ci si stanca, però si è felice. Ma ci si stanca, sì, sì, un po' si stanca comunque. Si tratta di lavorare delle ore, però si fa molto volentieri, decisamente. E alla fine tu, quando hai finito di lavorare, te lo mangi un bel piatto di garganelli? Osta, anche due. Osta? c'ho fame, anche due. Altro giro, un'altra ragazza che lavora qui, Gea, tu ti occupi di? Io sono ai secondi ed è l'ottavo anno che lavoro qua al Garganello, ho incominciato quando avevo 10 anni e mi trovo bene anche perché è un bello staff, siamo tutti molto collaborativi, se c'è bisogno ci sta dentro una mano.
Sì, e sudati tanto, molto, sudati. Molto, ad essere onesti. Ecco, allora diciamo, agosto chi sta in cucina è un eroe perché fa caldo. Sì, ma soprattutto quelli della griglia, ma anche quelli delle paste, anche noi sudiamo, però quelli di dietro fanno un gran lavoro. Se noi seguiamo l'odore andremo a vedere anche loro. La griglia, sì, esatto. Quindi insomma, tu sei soddisfatta di questo sì, weekend, di queste, del Garganello? Sì, io sono contenta, ci vengo tutti gli anni a lavorare, è sempre una gioia, anche perché vedo i miei amici, ritorno al mio paese, sono contenta. Sempre. Perfetto, buon lavoro. Grazie, altrettanto. Chiara, allora, tu ti occupi di? Io mi occupo in questo momento, in realtà dovrei essere all'asporto, però c'è stato un problemino perché qua siamo sempre pronti a sostituirsi e quindi sono alla chiamata ai secondi adesso. Ecco, diciamo una cosa che non abbiamo detto, c'è anche l'asporto. Certo, l'asporto che quando si fa un po' di fila noi siamo pronti a servire i nostri clienti all'asporto per dargli sempre un servizio, perché abbiamo dei bellissimi spettacoli e così tutti i nostri clienti possono andare a vederli con il bel coccetto pieno di garganelli. Ovviamente alla codrignanese, perché è più buono. Sono il top. Sono il top, sono il top. Quindi non prendetevi paura della fila, c'è una soluzione a tutto. C'è sempre una soluzione, noi siamo sempre pronti a servire i nostri clienti con un sorriso e col cuore in mano, perché ci divertiamo e vogliamo far passare questo anche fuori. È divertirsi, forse è il primo dei segreti per far andare tutto bene. Ma infatti è pieno di ragazzi, cioè tutti si stanno divertendo. Fatti un saluto! Noi ci divertiamo e questo è quello che deve passare anche fuori e credo che è quello che fa andare avanti così tanto bene la nostra festa. Perfetto, quindi buon lavoro e buon divertimento. Grazie mille, ciao! Soprattutto con i secondi di carne ci sta sempre bene una patatina e tu sei colui che le cuoce. Cioè, da 10 anni che faccio le patate qui, io e l'altro. Comunque, oh, fa caldo, eh. Caldissimo, caldissimo. Oggi e ieri proprio, c'è l'umidità proprio. Però vabbè, comunque voi andate avanti lo stesso, immagino ne facciate tantissime. Sì, sì, ieri, oggi proprio, ieri sono arrivati 1500. Come? Di porzioni. Però. E quindi oggi siete in quanti? Oggi siamo qua, oggi siamo in 4, qualcuno è andato a letto, ci ha addormentato. Però di solito 6, 7, dipende. Quindi tu sei quanti anni che lo fai? Io 11. Sono un orecchietto, gli altri 7, questi qui da 2-3 anni. Però insomma tutti quanti vedo che tornate tutti gli anni, quindi è bello sì, lavorare. Sì, poi noi siamo di Codrignano, siamo proprio di qui. Tu sei di? Codrignano, sì sì. Perfetto, beh, quindi è anche un po' un dovere essere qui. Sì, assolutamente. A rimarcare la nostra romagnolità, insomma, siamo circondati da piadine in cottura e già cotte. Tu sei Marco e ti occupi delle piadine in mano. Delle piadine, esatto, ci occupiamo delle piadine, siamo abbastanza ballonati stasera e... In 5 minuti ne facciamo una ventina, quindi speriamo che continuino a prenderne, che ne abbiamo abbastanza. Piade castrato vanno, anche la polenta questa sera va. Nonostante il caldo. Nonostante il caldo, nonostante tutto, la gente continua a venire, e meno male. Beh, vedo che anche tu hai il sorriso sul volto come tutti gli altri, come sei tutti. Contento qui? Quanti anni è che lavori? Questo è il quarto anno, dal 2016 lavoro. Sei giovane, gli altri 10-11, quindi ci vediamo fra 11 anni e ce lo dirai. Speriamo, speriamo di sì. Speriamo di sì. Okay. Siamo col fortunato vincitore di un'intervista, non della maglietta, no, scherzi. Scherzi a parte, ti chiami? Martino. Vieni da? Imola. Oh, ok, quindi sei qui, vedo che stai finendo la cena, quindi... Sì, banchettando lautamente. Lautamente, quindi ti abbiamo disturbato sul finire, ovviamente ti chiediamo un po' come ti sei trovato. Molto bene, molto bene. Il Garganello è una garanzia. Garanzia, quindi non è la prima volta che vieni? No, no, saranno un paio d'anni che veniamo, è sempre molto, tutto molto buono. Quindi ormai è un appuntamento fisso. Sì, sì, sì. Siamo arrivati presto perché bisogna arrivare presto. Sennò... Sei in compagnia di? Famiglia e amici. Ah, famiglia e amici. Sì, 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 sì. E avete mangiato? Lo chiedo alla tua ragazza. Va bene, moglie. Moglie, lo chiedo. Già sposato, mannaggia. Cosa avete mangiato di bello? Garganello al ragù, arrosticini e piadina. La piadina con l'arrosticino è un'accoppiata vincente perché il Garganello è protagonista, ma non c'è solo quello. No, quindi non c'è solo quello. No, no. Potete mangiare. Siamo ancora a disturbare fra i tavoli del Garganello. C'è chi sta mangiando il Garganello, chi invece già ha la polenta. La polenta, sì, è molto buona. Molto buona anche quella. Sì, molto. Venite da voi? Casa della Valsegno. Ah, quindi dalla valle di là siete venuti apposta per il Garganello? Certo. Certo, quindi ha mangiato solo la polenta o anche il Garganello?
No, solo la polenta. Quindi le mangio a casa. Aia, abbiamo tradito il Garganello. Primo anno che venite qui? Sì, io sì. Ecco, quindi uno che viene la prima volta, cioè il primo impatto qual è? Positivo? Molto positivo, a parte la fila, però molto positivo perché c'è tanta gente. Ottimo. Arriviamo da dietro a tradimento in diretta per un parere ovviamente sul Garganello. Buonissimi, complimenti, veramente buoni. Vieni da? Casal Fumarese. Ok, quindi il primo anno che vieni qui? Sono venuta 10 anni fa. E oggi? E oggi? Seconda volta. Quindi ti stai divertendo? Moltissimo.